Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'area di origine artica, giunta nei giorni scorsi sull'Europa centrale, con la sua parte più fredda è al momento stazionaria tra Francia, Germania e Svizzera. Ciò permetterà ancora lo sviluppo di precipitazioni diffuse su buona parte dell'Italia, a partire sempre dai settori nord-occidentali, in estensione poi verso i settori orientali. Nei prossimi giorni la saccatura fredda potrà riversarsi nel Mediterraneo, accentuando in maniera significativa i fenomeni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 10 ottobre. Anche oggi il tempo risulterà perturbato per buona parte della giornata. Difatti, se al primo mattino i cieli saranno sereni o poco nuvolosi su entrambe le regioni, a metà mattinata invece ci sarà un repentino aumento della nuvolosità a partire da ovest. Precipitazioni diffuse con rischio di temporali interesseranno la Puglia centro-settentrionale e buona parte della Basilicata. Via via le precipitazioni si sposteranno anche sul sud della Puglia e sul Salento. In serata insisteranno ancora fenomeni deboli solo sul Foggiano, ma in veloce dissolvimento anche qui entro sera. Temperature in leggero calo nei valori massimi e in generale abbassamento dalla sera su tutti i settori. Venti inizialmente deboli settentrionali, ma durante il pomeriggio sera ruoteranno dai quadranti sud-occidentali, specie sul Salento. I mari, più mossi lo Ionio e il canale d'Otranto, calmo invece l'Adriatico. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Cosimo Trono, che ci suggerisce un incantevole panorama ripreso dalle coste rocciose di Capo d'Otranto, dove in lontananza sull'orizzonte è possibile intravedere i monti albanesi. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.